È cambiato il clima con l'Europa. Ma sicuramente sì, adesso è molto più collaborativo. Il governo raggiunge una non scontata intesa sulla manovra e dopo una serata di vertici e incontri, al risveglio, c'è già una nuova patata bollente da gestire. Manovra, lettera UE all'Italia, non conforme a parametri di riduzione del debito. Chiarimenti entro domani. Stiamo tradendo i patti sulla riduzione del debito, l'Europa ci scrive. C'è una lettera da Bruxelles al quale il ministro dell'economia risponderà, forniremo tutti i chiarimenti, non siamo preoccupati. È una interlocuzione doverosa con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo. Lo slittamento delle multe per chi non ha il POS e il carcere agli evasori fa piacere agli esercenti. Non dico giustizialista, però ecco, il carcere ai grandi evasori sicuramente. Chiediamoci perché, voglio dire, non viene usato il POS. Se fossero comunque diminuite, ma di molto, le commissioni, noi non avremmo problemi. Vi sentite criminalizzati in questo periodo? Il rischio dell'immagine che si dà c'è. C'è un tema evasioni anche nel mondo degli esercenti da affrontare? Sicuramente, ma è un modo per sopravvivere. Però ognuno pensa di averne bisogno, poi alla fine ognuno evade. Diciamo che forse all'80% è proprio una questione di necessità. Intanto tra i palazzi della politica si continua a discutere di manovra e nella maggioranza c'è chi è ancora insoddisfatto. Dopo aver evitato 23 miliardi di aumento IVA, è un peccato non evitare anche 200-300 milioni, parliamo di cedolare secca e tassa sulle bande zuccherate. Si aprirà una guerra di emendamenti, adesso ci sarà unità. No, io credo che sulla conversione possiamo certamente migliorare la nostra manovra. Su quota 100 continueremo la nostra battaglia, perché quota 100 la consideriamo uno schiaffo alle nuove generazioni. Fino ad oggi chi evadeva e quindi il furbo era un qualcuno da invidiare, oggi invece è un criminale da arrestare. Questa manovra però non aveva grandi margini su cui agire, no? È il vuoto, buongiorno, mi sembra il vuoto. Io ritengo che questa sia una manovra profondamente sbagliata, dannosa per i più giovani italiani. Nel pomeriggio al Senato i giallorossi annunciano la fiducia sul DL Imprese, mentre inizia il conto alla rovescia per l'invio della risposta italiana alla lettera di Moscovici. Ministro, buongiorno, cosa risponderemo all'Europa? Una lettera vera o una formalità? Si era detto che questo era un governo che si era allineato con gli eurocrati, che non avrebbe avuto più problemi, invece arriva una lettera dall'Europa che dice non state riducendo il debito. Beh, insomma, con 2.342 miliardi di debito, una manovra finanziaria da 30 miliardi, la lettera era il minimo che potesse arrivare. Mi sembra che questo governo abbia un atteggiamento molto positivo con l'Europa e sta ottenendo, come peraltro anche i governi Renzi e Gentiloni, una flessibilità necessaria a fare cose importanti per gli italiani. È cambiato il clima con l'Europa. Ah, sicuramente sì. Siete contenti voi come 5 Stelle anche di stare in un governo che ha un clima diverso? Il clima svelenito è sicuramente un ottimo viatico, diciamo, per dare possibilità di lavorare meglio, sì, questo sì. Allora, stamane...